responsabile qui del vostro maestro Obi-Wan Kenobi. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Come sempre vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanella degli avvisi. Detto questo, come avrete potuto leggere dal titolo, oggi vi andrò a portare quella che è la farm dell'esperienza, quindi delle rune, all'interno di Elden Ring, che va più o meno da livello 1 a livello più o meno 100. Secondo me, mi spiace dirlo, ma le farm di rune dopo livello 70-80 sono completamente inutili, perché qualsiasi mostro vi dà tantissima esperienza e a quel livello dove sono più o meno arrivato io, one-shottate più o meno qualsiasi cosa colpite, per cui farmare l'esperienza, quindi le rune, a suddetto livello è inutile perché basta trovare un gruppo di nemici in un determinato punto e ucciderli. Farlo in maniera che siate vicino a delle grazie e ripetere l'operazione. Quello che andiamo a fare oggi, che è una cosa che ho visto fare raramente, anzi, non ho ancora visto farla, sarà suddividere le farm, o almeno quelle che io conosco e reputo valide, da livello 1, quindi appena arrivate qui, in questo falò, e prendete torrente, fino a un livello di 40-50, che poi vi dà la possibilità di sbloccare altre farm di livello leggermente più alto, in maniera da darvi più possibilità di esplorare, diciamo, la mappa e meno sbatti per farmare il, diciamo, livello, il personaggio in generale, cioè in modo da fare la vostra build, con i vostri oggetti e tutto. Detto questo, possiamo partire. Allora, per cominciare, esattamente da questo punto di grazia, sì, prima l'ho chiamato falò, sappiate che mi continuo a sbagliare tra falò e grazie, rune e anime, ma avendo giocato a Dark Souls, sapete com'è. Allora, adesso io mi teletrasporterò da questo punto e nel momento che il teletrasporto sarà completo, voi calcolate i minuti che ci metto ad arrivare nei punti che vi andrò a elencare. Il primo step di questa ipotetica farm è quello del livello 1. Cosa può fare un personaggio di livello 1? Molto semplice. Se avete un'arma con sanguinamento, che non deve necessariamente essere la katana, può essere anche la mazza chiodata che trovate tipo ovunque all'inizio o una qualsiasi altra arma, voi potete fare una cosa che probabilmente molti avranno già visto: andare a uccidere il drago, quel drago fermo che c'è nella mappa, diciamo a destra, in mezzo alle varie parti, e fare 70.000 anime. Dopo di quello vi farò vedere come da quel punto si può arrivare facilmente a dove spawna il cavaliere, quello nero della notte, e come ucciderlo. Ovviamente io queste cose le ho già uccise, quindi mi hanno già dato l'esperienza, vi farò solo vedere come bisogna fare. Dopo aver fatto questi due punti, che sono punti da livello 1 in teoria, vi farò vedere la prima farm da livello 1, perché ce n'è già una all'interno della mappa, sempre la parte destra della mappa, c'è già una farm di livello 1 che vi dà la possibilità di livellare senza troppi problemi, perché secondo me fino a livello 30-40 le farm devono essere quelle base che non vi fanno sprecare tempo e vi danno comunque molta esperienza. In più, dato che sono in quella zona, vi farò anche vedere la grotta dove si trova l'anello, questo qui, che vi dà più esperienza, solo che per me è una grotta di livello un po' alto per il giocatore base, quindi per il momento partiamo con il livello 1. Siete pronti? Adesso mi teletrasporto e calcolate il tempo che ci metto. Allora, invece che fare tutto il giro, esattamente come ho fatto vedere nella guida dell'astrologo, perché secondo me fare il giro della mappa è inutile, soprattutto all'inizio, apparite qua, dopo aver preso torrente al vostro bel livello 1. Correte verso le solite rovine e andate a prendere il solito forziere nella stanza là sotto, quella segreta, che è una trappola e vi teletrasporterà direttamente, ciao pipistrello, vi teletrasporterà direttamente nella miniera che c'è nella zona a destra della mappa. Lo faccio completo, senza fare tagli, così potrete vedere esattamente il tempo che ci si mette. Fate attenzione perché comunque, essendo a livello 1, teoricamente i mostri vi uccidono. Qua dovete scendere, aprire la porta perché è chiusa e con l'animazione poi rotolare e aprire il forziere. I topi, anche se vi colpiscono, non vi uccidono, in teoria, perché è dentro all'animazione del teletrasporto. In teoria, nel caso li ammazzate, tanto hanno un HP i topi, anche a livello basso li potete uccidere senza problemi. Il caricamento a me non ci mette tanto perché essendo su PlayStation 5
va abbastanza veloce. Però voi più o meno calcolate il tempo da quando mi sono teletrasportato. Ok. No, il danno è rimasto, quindi sì, uccidete i topi. Da questo punto dovete correre a sinistra e andare fino in basso nella miniera e scappare, ovviamente cercando di schivare tutto e tutti. Più velocemente possibile, prima che i nemici vi colpiscano, perché infatti, vedete, non mi hanno neanche mirato, perché vi shottano. Scendete, beh, potevo rotolare. Attivate la grazia, perché sennò non potete né teletrasportarvi né fare nulla per colpa della trappola. Correte all'esterno e adesso ve la farò nella versione più soft perché non so, voi potete letteralmente tirare dritto, ma c'è un boss in mezzo al lago di Melma, per cui evitate. Voi semplicemente adesso dovete seguire tutta la costa. Sì, è la stessa che ha visto l'altro mio video, la guida sull'astrologo, è la stessa identica strada, ma dovete tirare dritto stavolta, cioè dovete continuare. In realtà a questo punto potreste tirare in mezzo al lago, però dato che in teoria avete la mappa oscurata, quindi non avete punti di riferimento dove mettere il segnalino, vi sto facendo vedere diciamo, in blind mode, come posso dire, con la mappa completamente buia, senza saperla, come fate ad arrivare nel punto giusto e i tempi che ci vogliono. Sapete che questa guida non so quanto sarà lunga, ma la divido, quindi cioè la dividerò in vari step. Qua continuate, vabbè, io ho fatto il giro, potevate girare dietro e continuare a seguire il muro dell'argine. A un certo punto vi troverete qui a destra, eccolo qua, dovrebbe essere la Grazia. Eccola qua. Bene, e la prima parte ce l'avete, la attivate. Il vostro scopo adesso è arrivare dal drago. Come fate ad arrivarci da qui velocemente? Semplice. Dovete tornare intanto sulla strada. Prima cosa, che dovrebbe essere qui vicino. Ah, qua c'è un'altra grazia. Fatemi vedere. Ah, stavo già andando dalla parte giusta, ci dovete andare leggermente più in là. Eccola qui. La strada e poi dovete seguire il muro. Semplicissimo. Iniziate a seguire la strada. A un certo punto il muro verrà tagliato e diventerà tipo ardente, perché è il punto dove i draghi l'hanno tipo colpito. Comunque attivate anche l'altra grazia se volete, sono una a un metro dall'altra. Oddio, questi mi potrebbero colpire. Quindi cerchiamo di scappare. Ecco, vedete? Eccolo lì. Qua c'è il muro ardente. E qua dovete attivare questa grazia. Molto semplice, questa grazia vi servirà per due motivi: per l'anello e per il drago. Seguite il muro ardente. Come notate, ho guardato la mappa solo una volta, solo perché non trovavo la strada, ma mi bastava andare dritto. Seguite il muro, saltate questo qui. Il vostro scopo adesso è passare dall'altra parte. Come fate? Molto semplice. Continuate seguendo il muro ardente. Vedete là in alto? Praticamente qui c'è tipo questo burrone. Il vostro scopo è passare dall'altra parte. Là in mezzo non ci riuscite perché è troppo largo. Voi dovrete seguire il burrone fino in cima. Se non mi ricordo male, dovrebbe esserci una parte dove si avvicina. Fatemi vedere se è qua. No, eccola là, infatti mi ricordavo bene. Qua. Voi seguite semplicemente il burrone. Arrivate qui, lo passate e poi lo riseguite dall'altra parte, fino ad arrivare a quello che è di nuovo il muro ardente, perché rinizia dall'altra parte. Ripeto, ve la sto facendo vedere tutta perché voglio farvi vedere esattamente il minutaggio di quando mi sono teletrasportato a quando sono arrivato. Spero di non morire. No, bene, mi sono fatto leggermente un po' di danni. Continuate a seguire. Eccolo qua, ritrovato. Perché il muro praticamente si spacca e ricontinua qui. Adesso, guardate che mi curo intanto perché da questo punto ho un drago, voi seguite il muro, semplicemente. Passate da una parte all'altra se vedete i draghi perché così almeno non vi danno troppo fastidio. Continuate, sempre dritti, il muro lì si interrompe ma rinizia qui. Ci sono draghi ovunque. Vedete quella costruzione là in fondo? Là c'è una grazia, voi tirate dritti. In questo punto esatto, che qua è morto, dovrebbe esserci il drago gigantesco. Infatti vedete che il muro inizia. Arrivati qui, il mio consiglio è andate fino in fondo. Ah no, scusate, il drago dovrebbe essere qua più avanti. Ecco
Ho sbagliato io la posizione. È qua il drago. Il drago esattamente la posizione è qui, appoggiato su questa formazione rocciosa, completamente distrutta. Infatti, qua dove c'è il muro distrutto. E la sua ala ci passate sotto, lo passate oltre, arrivate fino qui in fondo. A questo punto, non entrate qui dentro perché ci sono dei pipistrelli fortissimi e vi ammazzano con un colpo. Attivate la grazia, tornate qua. La sua coda arriverà esattamente fino a questo punto. Voi iniziate a picchiarla. E dopo un po' di tempo ovviamente lo ucciderete, con le armi con sanguinamento è meglio perché ci mettete molto meno tempo, con un'arma normale ci mettete troppo tempo. Lui vedrà 72.000 anime o 75, comunque giù di lì. Questo è perfetto perché farete una cosa come 20 livelli, quindi passerete da livello 1 più o meno a livello 20. Adesso non so esattamente quanto tempo ci ho messo, ma vedrete voi più o meno il minutaggio. Adesso, dopo questo step, ci possiamo vedere alla seconda, diciamo, al secondo modo per fare punti esperienza qua. Bene, facendo un breve calcolo, togliendo le parti che ho parlato e guardando poi il tempo, arrivare a questo punto e poi ammazzare il drago più o meno vi occuperà un 8 minuti, non di più. Arrivati a questo punto andiamo a uccidere anche il cavaliere, perché è qui vicino. Andate nella direzione dell'albero. Ovviamente senza guardare, cioè cercando di non guardare la mappa, perché voi comunque non l'avete e ci sarà la nebbia che la offusca. Andate verso l'albero. Qui dovrete saltare verso il basso, più o meno. Come vedete ho già fatto qualche tentativo e sono morto malamente, ma perché vedete c'è un vortice d'aria. Voi saltate giù, andate sopra e non vi fate danno. Poi qua c'è l'albero, tranquilli perché il boss non è qui, ma nella parte sotto. Quindi se morite e il gioco vi dice volete riapparire dove è la zona del boss? Ah no, è qua. Beh, so dove c'è un boss da uccidere, come non detto. Comunque, seguendo il bordo, qua ci sono i fulmini, vabbè, intanto non vi colpiscono. Voi andate dritti. Là c'è la torre, semplicemente seguendo sempre il bordo a destra. Arriverete alla Torre del Mago. Allora, qua avete due scelte: o andate di qua sul ponte dove c'è il drago e lo schivate e andate fino in cima, oppure venite qua. Allora, qua ci sono due punti per farmare. Il primo è il cavaliere, sempre sul punto dell'aria. Atterriamo, arrivate qua, scendete, attivate la grazia, portate il timer alla notte. Io ovviamente il cavaliere l'ho già ucciso, quindi tecnicamente non dovrebbe esserci. Non so se respawna, no, infatti. Partite con il vostro torrente. Sappiate che il cavaliere vi seguirà, cioè vi aggrappa praticamente subito. Allora, molti non capiscono se è un bug o meno. Secondo me è perché il cavaliere prende danno da caduta. Allora, voi lo attirate e vi fate inseguire. State ben attenti perché vi dovrà seguire. Non colpite quelle cose qui per terra perché esplodono e vi danno veleno. Voi dovrete continuare a saltarle. Lui, il cavaliere, intanto si avvelenerà, primo. Poi, una volta arrivati in cima, arrivati più o meno a questo punto qui, lui sparirà e riapparirà esattamente sul ponte. Sappiate che morirà all'istante. Questo perché, secondo il mio personale e ipotetico parere, il cavaliere, diciamo che riceve il danno da caduta come se si buttasse da questa altezza, che è un'altezza abbastanza alta da far sì che muoia con un singolo colpo. Diciamo che questo vi regalerà altre 40.000 anime per un totale di quello più il drago sarete sulle 100-110.000 più o meno e sono livelli. In più, dato che siamo qui, questa anche se a me non piace come zona per farmare, perché è una cosa un po' particolare e secondo me c'è troppo sbatti, qui sotto c'è un punto di grazia. Voi arrivate qua, semplicemente fate il giro. Ah, la cosa del cavaliere potrebbe non attivarsi al primo colpo, quindi semplicemente tornate giù, riapparita alla grazia, quella della Torre dei Maghi, e lo rifate. Arrivate qua, attivate la grazia e avete questo punto di spawn. Allora, perché questo punto di spawn è valido? Per un semplice motivo: ci sono questi mostriciattoli che sono fortissimi, tuttora a me.
shottano o comunque faccio io stesso fatica a ucciderli, che se gli andate dietro, anche a livello 1, e fate un backstab, moriranno istantaneamente. A priori, perché da quello che ho capito sono deboli. Ah, in più là c'è un seme dorato da prendere. Questi mostri vi danno 1300-1400 anime. Con l'anello arrivate sulle 1700 giù di lì. Cioè, praticamente vi danno più dei primi, non so, 10 boss del gioco. Detto questo, anche questa parte è finita. E adesso andiamo a vedere la parte che secondo me più di tutte è una vera farm per l'esperienza di livello 1 all'inizio. Eccoci qua, siamo tornati al falò, sì, al falò, alla grazia che sbloccate quando uscite dalla miniera e fate tutto la costa del lago. Il vostro scopo adesso sarà andare sulla strada e seguirla fino ad arrivare al bivio, girare a sinistra, seguire la strada fino in basso, anche perché poi tanto poi la vedrete, e arrivare a questo punto qui. A questo punto ci sarà una farm automatica che vi darà esperienza, ma adesso vi farò vedere, sempre facendovi vedere del tutto, si parte, in maniera da farvi capire se è la direzione giusta, sì, da farvi capire il tempo che ci vuole da questo spawn. E partite. Appena arriverete alla strada, come si chiama, che è quella qui. Ci sono mostri che mi inseguono, ma fa lo stesso. Ecco la strada, e voi la seguite. L'unico problema è che adesso che è notte potrebbero, esatto, apparire nemici che potrebbero darvi fastidio. Nel caso fatelo di giorno. Qua c'è una grazia che vi indica un lato. Voi fregatevene, seguite la strada. Attenti a questo drago perché è non forte di più. Io stesso a questo livello faccio fatica a ucciderlo. Semplicemente acceleratelo, ignorate completamente. Ecco, voi dovete puntare a quella fortezza là in fondo, che sì, è una parte della trama, ma la cosa non vi interessa. Arrivate qui. Allora, intanto, come potete vedere, a questo bivio c'è la cartina della zona. Ma il drago? Ok, c'è la cartina della zona che potrete prendere e sbloccare tutta questa parte. Sì, qui di fianco c'è un falò, un punto di grazia. Continuo a sbagliarmi, che è su quella costruzione là in fondo, se volete la potete andare a attivare. Voi scendete di qua. Adesso il vostro unico scopo sarà arrivare dove c'è quella torre là in basso, schivando tutti i nemici e andando ad attivare la grazia che c'è là in fondo. Attenzione perché questi nemici vi attaccheranno all'istante, quindi vi consiglio di stare a sinistra in maniera da schivarli e stare a lato di questa simil foresta, più o meno. Andate su di qua, tanto vi mireranno uguale. Perché è proprio questo punto che è fatto apposta. Andate qui a sinistra. Arrivate qua. Sono quasi caduto. Sentite il suono? Probabilmente no, perché c'è il volume basso. Dei soldati che suonano le trombe. Il vostro scopo sarà arrivare a questo punto e la farm è fatta. E adesso vi farò vedere come. Guardate, torrente. Saltate qui sopra, andate su questa roccia, olè, e poi semplicemente vi mettete in modalità stealth e andate qui sopra. Come vedete, i soldati, che comunque non vi mirano, attaccheranno queste bestie, questi tipo di dinosauri, cane, dinosauri qualcosa che ci sono qua, e come vedete combattono. Sì, ci metteranno un po' a uccidersi. Però continueranno a farlo e voi dovrete semplicemente restare fermi, quelli là in fondo, quelli là, questi qua. Di media vincono i soldati perché comunque ci sono tantissimi soldati e pochi di questi mostri. Io adesso non so quanto tempo ci rimettano a spawnare, ma nel momento che sono morti, se avete voglia, schiacciate il tasto della mappa e rischiacciate sulla grazia. La grazia resetta tutto e rifate questa cosa. Come ho detto, ci mettono un po' a morire. Quindi diciamo che è una farm perfetta dopo che avete fatto quei due punti là, ma sappiate che è efficiente in maniera sì e no, nel senso non vi dà così tanta esperienza nel tempo, cioè voi dovreste valutare se stare qui o andare a farmare quei mostri. Questa comunque è un'ottima farm di livello 1. E adesso andiamo a vedere come prendere e come procurarsi
l'anello, anche se ripeto, secondo me è una cosa da fare in livello più in alto, ma vedete, sto iniziando a prendere esperienza, perché i mostri stanno iniziando a morire. Bene, ci vediamo direttamente alla Grazia per prendere l'anello. Rieccoci qua. Questa è la Grazia appena sopra quella che avevate attivato prima. È quella che attivate per poi andare a seguire il muro e fare tutto il giro per andare dai draghi. Voi seguite il muro fino a un certo punto. Anche qua vi farò vedere esattamente tutto. Sapete che questa parte è un po' difficile. A questo albero girate e andate dritto quella sporgenza lì in fondo. Sì, poi girate, deviate leggermente. Dovete arrivare a questo punto dove c'è quest'albero. Saltate qui sopra. E arrivate a questa sporgenza, vi consiglio di farla di giorno perché si vede meglio. Come vedete, là in basso, se scendete piano piano fin qua, lì c'è una grotta. Voi dovete mirare a quella radice in maniera da poterci atterrare sopra e entrare nella grotta. Fate così, doppio salto. Ok, vabbè, ho fallito miseramente, però non sono morto, perché comunque il danno non è così alto. Entrate qui dentro e avete trovato la, diciamo, grotta che vi dà l'anello una volta che l'avrete esplorata e colpito, cioè scusate, ucciso il boss. C'è un difetto: l'inizio di questa grotta è pieno di veleno della marcescenza, sì, è la tossicità dei vari Dark Souls, l'hanno chiamata in un modo diverso. Adesso, ce l'ho nell'equipaggiamento, sì, l'oggetto che me la toglie. Allora, questi oggetti si recuperano un po' ovunque, soprattutto dai negozianti. Io ne ho 6, in realtà ve ne basta uno solo. Allora, ve ne mettete, me ne metto uno. Un consiglio, io qua avevo già un sacco di anelli, ma se avete gli anelli, dove sono? Gli anelli, scusate, gli amuleti, questo o questo o uno di o questo qui, cioè sono i tre che aumentano le varie resistenze, usateli. Allora, aspettate che il geyser scoppi e poi saltate, non rotolate mai, mai, capito? Mai. Perché se rotolate, il vostro personaggio si sporca del liquido. Dai! Ok? Se si sporca, la barra aumenterà anche se uscirete dalla melma, ok? Voi dovreste stare fermi in questo angolino e aspettare che la marcescenza si tolga. Io me ne sbatto perché mi posso curare. Arrivate a questo punto. Vi curate, mi sta scendendo. Scusate, ma non ci vedo. Qua vi servirà una torcia, ma io ho, eccola qua, più comodamente la lanterna, che non mi ricordo dove l'ho trovata. Seguite la strada. E adesso qua ci sarà una cosa molto bella da fare. Dovrete saltare al di là di questo geyser, che c'è qui sotto, che vedete che c'è un nemico, e poi dovrete correre e girare sempre solo a destra. Vabbè, gli sono atterrato sopra. Attenti perché vi lanciano magie velenose. Girate a destra. Continuate a girare a destra. Beh, qui andate dritti. Sempre a destra. Ecco qui. Sempre a destra. Via i topi. Questo qui è, diciamo, fatto per farvi arrivare più velocemente possibile ai boss. Qui qua c'è un po' di marcescenza, ma cioè, ogni volta che lo dico mi si intrippa il cervello. Bene. Sempre a destra. E adesso seguite semplicemente il tunnel e vi porterà automaticamente qui, che ci sarà la nebbia. Voi la passerete e ci saranno i boss. Perché dico che questo punto, secondo me, non è un punto da livelli primari? Molto semplice. I boss sono due. Prima ce ne sarà uno e poi, se non fate in tempo, apparirà il secondo. Il fatto è che sono pure forti. Crepano abbastanza in fretta, ma sono abbastanza forti. Come avete visto, ci sono voluti pochissimi minuti. Poi, una volta battuti, semplicemente attivate il portale, quello che è, per tornare all'inizio della grotta, uscite dalla grotta e vi teletrasportate. Semplicemente questo è fatto per, diciamo, prendere quell'anello. Diciamo che vi serve sì per fare molta più esperienza. Adesso andiamo a vedere l'ultima, scusate, una delle ultime due farm di base e poi vi farò vedere come io farmo esperienza. Però io la farmo, come ho già detto, in una zona che ho sbloccato per via di una missione di storia di un personaggio. Quindi se non fate le missioni di quel personaggio non potrete farlo. Bene, passiamo al prossimo step. Ah, che bella vista come sempre a questo punto. Allora, perché siamo qui? È molto semplice. La penultima farm di quelle passive si trova qui vicino.
Per chi non lo sapesse, siamo appena dopo aver battuto, com'è che si chiama? Godric, il lord del primo castello. Voi dovrete scendere e arrivare più o meno, seguendo la strada, a questo punto qui. Più o meno. Perché, in poche parole, per chi non lo sapesse, c'è tipo una faida, una cosa del genere, tra il castello di Godric e l'Accademia di Magia. Quindi i soldati di Godric, che cercano di passare, si vanno letteralmente a schiantare contro un mago che gli evoca un sacco di nemici contro. Allora, come si scendeva di qua? C'erano le lapidi. Sì, state molto attenti qua perché qui rischiate veramente di lasciarci l'osso del collo. E clic. Che bello sto doppio salto. Molto comodo. Olè! Come sempre vi sto facendo vedere tutto il percorso perché voglio farvi vedere i tempi che ci si mettono, quindi questo video alla fine sarà diviso in tante piccole parti da, non so, 5-10 minuti l'una. Ovviamente sarà tutto uno, però diventerà un po' lungo, ma chi se ne frega, cioè tanto per essere più completo possibile mi curo perché mi sono preso un po' di danno. Voi semplicemente seguite la strada perché poi alla fine non vi interessa altro. È un po' in là purtroppo, quindi dovrete andare avanti parecchio. Sto sbagliando strada? Esatto, scusate. Non era giusto. No, era giusto. Dovete arrivare. Vedete dove c'è quella parete rocciosa? Adesso non mi ricordo se bisogna andare più giù o stare più su. Perché comunque. Ah no, è qua, ok. Vedete che là in alto, forse non so se si vede, c'è quella torre. Non quella dietro gigante, eh. Quella con le rovine. Quella là, ok? Adesso vedete che qua ci sono tutti i soldati con tipo le barricate. Voi semplicemente andate avanti, li potete anche passare in mezzo, anzi, così li attirate a voi. Guardate, adesso appariranno, eccoli qua, i soldati blu. Eccoli qua. Perché vengono evocati da un mago che è lassù, anche se io l'ho già ucciso, questa dinamica non è stata tolta. Aia. Voi semplicemente vi andate a nascondere. Ah, si spawna anche un gigante. Che se lo uccidete, se non sbaglio, vi dà l'incantesimo delle spade, quelle giganti triple. E voi semplicemente state qui, fermi. Anzi, saltate magari qui sopra, vi godete lo spettacolo. Vedete come ci sarà a prendere l'esperienza. Perché comunque il gigante fa una strage. Voi basta che vi mettete qui, fermi. Se avete anche l'anello, prendete di più, guardate. In basso l'esperienza che continua a salire. E la cosa bella è che continueranno ad arrivare soldati da una parte e apparire maghi dall'altra. E scusate, apparire, vabbè, questi soldati blu. E continueranno a fare esperienze. Questa è veramente efficiente come farm. Veramente, veramente tanto. Vediamo l'ultima farm istantaneamente. Non vi faccio neanche lo stacco del video se riesco. No, devo comunque spostarmi. Niente. Quindi ci vediamo direttamente alla farm. Oh, questa qui è ottima come farm. Come vedete, continuano a combattere, a danneggiarsi. Fate un sacco di esperienza. Questa per me è una delle più, delle migliori perché voi vi mettete letteralmente qui dietro. Infatti, magari vi mettete addirittura in un cespuglio perché vi aumenta la furtività. Adesso, infatti, posso attivarlo. State qui fermi. Potete anche mettere il joystick da una parte e lasciare la console accesa. Tanto quelli continueranno a morire a farvi farmare esperienza. Allora, dato che c'è, vi faccio vedere direttamente l'ultima. Ritornando al punto di prima, una volta che voi avrete battuto Random, lì come si chiama il boss, quindi appariamo qui. Dove c'è il punto dove lo battete. Questa gigantesca landa desolata. Lo so, è un po' spoiler questa cosa, però vabbè. Dopo averlo battuto, adesso non vi faccio vedere tutto il percorso perché è molto lontano, semplicemente seguendo la parete che c'è là, la parete, dato che non potete andare da nessun'altra parte, l'unica cosa che incontrerete sarà un dungeon. L'ultima cosa prima di diciamo di volare in acqua o comunque di non poter più andare avanti, adesso vi faccio vedere l'entrata. Sarà questo dungeon, sappiate che è difficilissimo, io sono quasi a livello 100, non riesco a completarlo, cioè il boss è qualcosa di illegale, è fortissimo, vedete? Lì c'è l'acqua, non potete andare più avanti, voi semplicemente seguite la parete fino qua. Questa però è una farm da late, come game, come gioco, perché dovete essere almeno al 60. 50/60 per battere random, quindi qua ci arrivate abbastanza avanti. Ecco in fondo. Voi entrate dentro in questa catacomba, in questo dungeon, chiamatelo come vi pare. Ci sono i soldati che si picchiano, perché sono di due fazioni, perché questo, se non sbaglio, dungeon vi dà come premio una cenere abbastanza forte.
Vedete che si picchiano? Voi semplicemente andate qui in alto, vi mettete in modalità furtiva. Se non sbaglio, mi hanno già. Esatto, posso già teletrasportarmi, quindi non mi hanno neanche visto. E voi state fermi qua. Questi sappiate che appaiono all'infinito. Continueranno a combattere, uccidersi, riapparire, combattere, uccidersi, riapparire. Voi potreste mettervi qui in un angolino, fermi così, a contare le mattonelle sul muro, quelle per terra, guardare quanto sono belli questi vasi. E semplicemente aspettare. Come vedete, posso attivare la mappa quando voglio, quindi vuol dire che non mi vedono come nemico. E loro continueranno a picchiarsi costantemente. L'unico difetto è che ci mettono un po' perché sono molto forti. Però questa farm letteralmente è infinita. Bene, detto questo, adesso vi farò vedere come io farmo i livelli e come farmo i punti. E ho due modi per farlo. Qua. Allora, prima di tutto cambiamo l'arma perché mi serve un'arma specifica, che è un'altra katana che ho, quella che usavo prima, quella meteorica, per un motivo. Ha questa weapon art. Ovvero fa i danni, fa un danno ad area. Mi servirà per fare questa farm. Questa farm è in questa mappa. Normalmente in questa mappa voi potete entrarci da... Adesso vi faccio vedere... No, ho sbagliato tasto. Ok. Questa farm normalmente voi... Non è che potete entrarci in questa zona, voi potete entrarci da questo punto, che è un ascensore, che vi porta all'interno di questa mappa. Il difetto è che la parte in cui mi trovo io, ovvero la parte che fa questo giro e passa su di qui, e passa, fa tutto questo giro esterno, quindi non questa, questa o questa, la parte sopra, non potrete farla, fino a anche questa qui non potete, perché essa è sbloccabile solo e esclusivamente per chi fa la quest della strega, quella che vi dà gli spiriti, cosa che farò vedere nella seconda parte, appena arriverò al punto di poterla postare, del video dedicato all'astrologo. Adesso vi faccio vedere dal punto di grazia a quanto ci metto io a farla, in teoria in pochi minuti. Non ho mai fatto un calcolo del tempo. L'unico fastidio è questo mostro qui. Questa farm è molto semplice, è dedicata al farmare i mostri. Quanto è forte questa weapon art. A farmare questi slime. Per un semplice motivo, muoiono subito e quando muoiono, esplodono. Vedete? Guardate che sono quasi morto. Basterà ucciderne uno e moriranno tutti. E voi direte, basta? Solo questa? No, adesso vi faccio vedere. C'è un punto dove c'è un mostro, che è una gigantesca palla di metallo, che ne fa cadere una cosa come 50. A mucchi di, non so, 10 alla volta, ma voi basterà ucciderne uno e esploderanno tutti. Adesso non so quanto tempo in totale ci metterò a fare tutto questo. Sì, questa palla qui voi correte prima che vi scende, vi investa, perché è viva, questa palla è un mostro, la fate incagliare così. E muori. Sapete che se vi colpisce vi sciotta, quindi dovete stare molto attenti. Salite qui in alto. E adesso ce ne sarà un'altra sul soffitto. Questa palla sgocciola letteralmente questi slime elettrici barra di metallo. Eccoli qua. Voi semplicemente vi avvicinate con una qualsiasi mossa d'aria e cominciate. Tunk. Esplodono tutti. Esperienza. Prossimi. Esplodono tutti. Sì, poi potete farne anche cadere un po', perché sennò... Adesso esplodono tutti. Dopo cadrà anche la palla. E dovete stare attenti perché potrebbe sciottarvi la palla. No, 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 palla, no, no, no. Sì, una cosa che dovete stare attenti perché la palla se vi tocca siete automaticamente morti. A priori, ho sbagliato oggetto. Tanto la palla qua non può venirci. Quindi basta che, in realtà basta che vi spostate qua prima di fare la farm. E la palla non può uscire da lì dentro.
la cosa bella è che esplodono tutti. Facciamo che la palla la elimino nella maniera molto simpatica e classica da mago. Muori. Questa è la mia farm. Adesso non so esattamente quanto tempo ci ho messo, ma avete visto le anime? Sono sulle 20-25.000, prima ne avevo comunque qualcuna. Però il punto è questo, in pochi minuti io fino a livello 60 fai un livello. Quindi farmate, tornate qui, riapparite qua, in pochi minuti fate l'esperienza. Adesso vi faccio vedere il secondo modo con cui un mago di questo livello può fare esperienza. Adesso andiamo a trovare quel boss di primo o secondo. Bella la visuale, vero? Adesso vi dirò l'ultimo modo con cui io effettivamente farmo. Sono un mago, la mia build è praticamente completa. La vedrete ovviamente come arrivarci, come farla nella seconda parte della guida dedicata all'astrologo. E ora vedrete come farmo io, ovvero mi faccio evocare negli altri mondi e do una mano a uccidere i boss. Per dare una mano vuol dire che li sciotto. Adesso vi faccio vedere come, senza andare a farvi vedere contro un boss. Ecco come faccio. Attivo questa. Non so se contate i secondi che rimane attiva la magia. Ok, praticamente qualsiasi boss del gioco viene automaticamente one-shottato. E col tempo che ci mettete a farvi evocare e one-shottare un boss per qualcuno che avete magari già ucciso, che vi dà tipo random, che farmo perché letteralmente lo one-shotto e mi dà 50.000 anime a botta, e questa è la farm migliore, uccidere i boss per gli altri. E tenendo conto che questo gioco è nuovo, quindi ci sono tantissime persone che stanno facendo i boss, quelli più forti, che vi danno un sacco di esperienza, questa secondo me è la migliore farm, ma non è da tutti e non da tutti i personaggi. Detto questo, come sempre vi ringrazio per l'attenzione che mi date e per il supporto. Qui dal maestro B1 per Hobby è tutto, che la forza sia con voi, ci vediamo ad un prossimo video!